Diciamo che vorrei raccontarvi un po' come sono andate le cose, mi sentite? Sì. Le cose sono andate così, che alla mia età capita, ho inciampato, sono caduto e sono rimasto 70 giorni a letto, immobile. Avevo un progetto, un documentario film, che era stato avviato per Rai 3 con Ruffini. Questo progetto si intitolava Era qui un momento fa, e ben capite di chi sto parlando. Io alla mia età ho, come dire, la disponibilità alle cose anche ossessive. Io ho l'ossessione del personaggio Cristo. Devo dire che andando con la mente nell'orizzonte umano a cercare figure luminose che ancora oggi illuminano, io non lo so perché, ma il più luminoso è questo Signor Cristo. E quindi il progetto qual era? Andare in giro lungo le coste del Mediterraneo in cerca di tracce, ma non tracce del passato, tracce di oggi, vale a dire una luminosità che ancora, un po' come le stelle, si ripetono nel ciclo dei cieli. Per esempio, cogliere un gesto, una frase, un atteggiamento, un disagio, che in qualche modo ci riporti a questo modello luminoso. Ahimè, la caduta ha interrotto questo progetto. Come facevo ad andare in giro in questa situazione? Fare un film itinerante era impossibile. Allora, mentre stavo lì, i primi giorni, a pensare al mio lungo periodo di malattia, mi sono domandato, ma ecco, a questo punto, cosa rimane del mio futuro? Io ho 80 anni, ormai sono in quella parabola conclusiva della vita. Cosa mi rimane del mio futuro? E non mi riferisco a un futuro temporale, vale a dire a una quantità di giorni, di ore, di mesi, di anni. Mi riferisco al futuro che non ha connotazione temporale, ma è una connotazione del cuore. Un futuro davvero radioso non lo puoi circoscrivere nell'ambito del tempo, dell'orologio. Un istante può durare un'eternità. Allora mi sono detto, devo godere di questa straordinaria opportunità che è il futuro del sentimento e non dell'orologio. E così ho pensato, cosa fare? Allora ho preso il computer, me lo sono messo sulla pancia, stando a letto, mia moglie mi ha aiutato. Ho cominciato a battere un po' di tasti e anziché andare in giro in cerca di quelle tracce, mi sono detto un punto fermo dove io sosterrò e farò venire lì ciò che, di cui andavo in cerca. Come li farò venire lì, questi frammenti? Attraverso l'immaginazione. Tutti quanti noi, quando partiamo per un viaggio o quando andiamo a incontrare una persona che potrebbe cambiare la nostra vita come un innamoramento, immaginiamo tappe del futuro. Ecco, io ho immaginato queste tappe e quindi ho immaginato incontri, fisionomie, atteggiamenti e li ho messi insieme. Ma come dovevano essere insieme? Per quale ragione dovevano entrare in quella conflittualità dell'essere diversi
per cercarsi e diventare simili, non la conflittualità di chi vuole essere sempre più diverso, no? Noi siamo diversi. Se io guardo il mio amico Cherubino, i capelli ce li quasi come i miei, però è chiaro che la pelle è diversa. Ecco, questa diversità è un'opportunità per marcare di più la diversità, o è un'opportunità per rintracciare in questa diversità stupida e banale come il colore della pelle, rintracciare invece motivi di identificazione comune. E in questi giorni stiamo vivendo questa bella avventura con questo sentimento.